Abbiamo un altro ospite, diciamo, abbiamo fatto l'Amplen con la scuola francese, direi, quest'anno. Abbiamo avuto Dumas, abbiamo avuto Miniconi, adesso ci sarà il professor Cohen. Prima però di presentare il professor Cohen, io vorrei fare dei complimenti a una persona che dietro le quinte ci ha aiutato, ci ha supportato ed è Marcello Di Nino, che è il nostro tecnico. Bravo Marcello, che è sempre nascosto, però è stato quello che ci ha permesso di parlare e anche di collegarci a distanza con Perez a Pamplona. Allora, abbiamo parlato del bambino, abbiamo parlato dell'adulto, oggi parliamo dell'anziano. E abbiamo visto quante problematiche ha l'anziano, quante le comorbidità che sono presenti nell'anziano. Ho ascoltato con un interesse estremo quello che ha detto il professor Miniconi, quando ha detto: ma guardate che i canali invecchiano con l'età e perdono la loro funzione nell'età. E lo hanno dimostrato attraverso questi test con l'HIT. È una cosa, secondo me, nuova, molto moderna, molto ricca di spunti futuribili, che nel futuro sicuramente avranno un interesse, molto, molto cogente, anche perché sono importanti per la riabilitazione, come ha detto giustamente. Le azioni rapide, lente, sono fondamentali per poter riabilitare un paziente di una certa età. E di riabilitazione quindi si deve parlare, perché la riabilitazione è quello che permette di differenziare un anziano che abbia una vecchiaia di successo o un anziano che abbia una vecchiaia non di successo. Quindi la riabilitazione è fondamentale. E allora ecco perché abbiamo invitato il professor Cohen. Il professor Cohen lavora all'Hôpital Saint-Antoine di Parigi, è universalmente riconosciuto come una delle, diciamo, delle personalità più importanti nel contesto riabilitativo, è il direttore di una scuola di riabilitazione per fisioterapisti, mi sembra, a Parigi, del direttore del master di riabilitazione vestibolare a Parigi. E parla italiano, ma non eccessivamente, vero? Diciamo, parla un italiano un francesizzato, no, un francese italianizzato. Perché? Perché lavora anche a Venezia. Spesso e volentieri si trova a Venezia col professor Bordin, con il quale collabora e fa dei corsi di riabilitazione vestibolare per fisioterapisti. Quindi, diciamo, forse è dopo Guidetti, perché dopo Guidetti, dove è la persona che da un punto di vista riabilitativo poteva darci una opinione, e quando le opinioni vengono dall'estero sono sempre delle opinioni che portano delle novità, perché la mentalità è diversa, l'approccio è diverso al paziente rispetto a quello che facciamo noi. Quindi grazie al professor Cohen di essere venuto e lo chiamo qui sul podio a parlare di memoria spaziale e riabilitazione vestibolare. Grazie di essere venuto. Grazie mille. Thank you very much, Professor Giampiero Neri, for your invitation, for me and for the other French, Pierre Miniconi and Dumas. We are very happy to be here, to be in your congress, the first time for me. And we are very happy also to visit your region and the countryside, since Roma was fantastic. Allora, no, allora provo a parlare nell'italiano, perché impararò italiano, ma devo leggere e vediamo, se vuole possiamo cambiare. Allora,
Vado a parlare della memoria spaziale e degli studi che abbiamo fatto a Parigi, di più della riabilitazione. La riabilitazione sarà una deduzione di questo talk, ma è vero che amo molto la riabilitazione. Abbiamo un corso a Parigi per riabilitazione e per vertigini, per medico e fisioterapista, e è possibile di parlare, certo, ma io so che adesso è un po' tardi per voi. Ma allora, la memoria spaziale è un soggetto complesso, soggetto del neurologo, e quindi cercherò per la prima volta di sviluppare questo argomento brevemente con il neurologo. Poi presenterò gli studi che abbiamo fatto sulla memoria spaziale. Quello che è importante sapere in questo contesto è l'esplosione di studi sull'azione delle informazioni vestibulari diverse da quelle riflessive che conosciamo, reflex vestibulare oculare e reflex vestibulare spinale. Queste sono chiamate funzioni vestibolari extrareflessivi. Questo approccio sfocia la differenza clinica tra vertigini periferici e vertigini centrali. In questo senso, tutta la vertigine è centrale, in quanto un disturbo vestibolare potrebbe creare, anche per un VPPB che cura, disturbi vestibulari extrariflessivi centrali. E devo cerchiamo in questi pazienti che passa quando il VPPB spare e curato. Allora, comincio con due esempi per capire la mia pensa. Due casi. La prima aveva una malattia di Meniere. Lei si lamentava perché quando camminava vedeva il terreno stava crollata. Tutti erano sorpresi. Abbiamo iniziato la riabilitazione vestibolare, che consiste a camminare e farla descrivere quello che vede quando cammina. A questo momento, con lei, ho scoperto che la paziente diceva vero. Per tutti, quando camminiamo, il terreno si crolla davanti a noi e non ci vediamo nulla. Si farà attenzione e cammina così, ha gli occhi dritti, e fare attenzione sul pavimento, grazie, e fare attenzione al pavimento, vedo che il pavimento crolla. I pazienti anche ci apprendono come capire i vertigini così. Allora, questa paziente l'ha notato perché probabilmente il suo sistema autolittico non era più lo stesso. Il cervello non sapeva più come usare questa nuova informazione autolittica e non poteva costruire l'immagine che la strada sia piatta. Era necessario allenare il paziente, accompagnarla a vedere il crollo del terreno, che è vero, ripetere gli esercizi finché il cervello riesce a ricostruire un mondo stabile. Il quasi due, il secondo paziente, aveva una nevrite vestibolare destra perfettamente compensata.
il suo medico mi ha inviato per una riabilitazione. Sono stato sorpreso perché camminava in modo particolarmente rilassato che non è comune nei nostri pazienti. Abbiamo iniziato la riabilitazione vestibolare e l'ho insegnato, come di solito, a descrivere quello che vede quando cammina, le cose che erano davanti e sul lato. Insegno al paziente di come è di vedere, che qualcosa che passa quando cammina, perché l'immagine è molto complessa. Allora, questo paziente ha scoperto che durante la marcia gli occhietto sulla destra sfilano al dietro. Scoperto perché quando guardo dritto, voi adesso va indietro, ok? Va indietro. Allora, ho scoperto e ha scoperto così. E mi ha chiesto se fosse normale. E gli ho risposto che era normale. Mi ha detto: ma sono qui perché vedo i muri di edifici si muovono quando cammino. E gli ho detto che era normale e che dopo l'abitudine del cervello il mondo visivo sarà normale. Fu rassicurato e la riabilitazione era finita. Anche qui il cervello è stato disturbato dall'entrata vestibolare modificata e non ha potuto ricostruire un mondo stabile da immagine instabile. Queste sono l'essenza di ciò che volevo dire. Ora presenterò la memoria spaziale e gli stadi. Allora, un articolo che forse conoscete, bibliografia, buona sintesi di Besnard, Lopez, Brandt e Denise sulle funzioni extrariflessive di vestibolare. Qualche citazione: nel 1950 i gruppi di Otto Joachim Grusser in Germania, Wilder Penfield in Canada e in seguito il gruppo di Berthoz in Francia dimostrarono in esperienze eleganti su una cima sveglia, paziente epilettico e umano neurologicamente normale, l'esistenza da proiezioni vestibolari al corteccia e come si combinano con informazioni visive e propriocettive. La prima volta che ho ascoltato la cortex vestibolare sarà in Sanremo, era in Sanremo in 93 con la società francese e italiana. Allora, verso il concetto di disturbi della funzione vestibolare superiore da Thomas Brandt. La classificazione tradizionale dei disturbi vestibolari si basa sul sito anatomico della lesione. Manca una terza categoria, cioè disturbi della funzione vestibolare superiore. Questi disturbi possono essere causati da lesioni vestibolari periferiche e centrali. Allora, che cos'è la memoria spaziale? Memoria è la capacità di ritenere delle informazioni. La memoria spaziale, capacità di ritenere delle informazioni riguardanti le rappresentazioni di spazio esterno e posizionamento del corpo in questo spazio. Due tipi di punti di riferimento: allocentrico, posso avere un punto di vista dello spazio a partire da un punto diverso da mio. Posso costruire l'itinerario per Chieti a partire da Roma, da Napoli o da Venezia. Riferimento egocentrico: se sono a Chieti, posso costruire l'itinerario per Roma, Napoli
o Venezia da Chieti. Capiamo immediatamente che due tipi di informazioni sono importanti. Le informazioni visive che mi danno lo stato del mondo esterno, le informazioni vestibolari includono anche i muscoli, articolazioni, propriocezione in generale che mi dà la posizione del mio corpo. In seguito il cervello è in grado di costruire un mondo con me in esso e contenere informazioni, memoria, il mondo passato, costruire il presente e costruire, immaginare, anticipare il mondo futuro. Siamo fortunati di essere specialisti del sistema vestibolare e soprattutto atletico, anche se purtroppo lo conosciamo male. Infatti, il sistema vestibolare contribuisce, quindi, al riferimento spaziale geocentrico legato all'orientamento o all'intensità del vettore gravitazionale. Questo riferimento spaziale è l'unico che costituisce un quadro assoluto di riferimento per il sistema nervoso, perché è indipendente dalla posizione del corpo e degli oggetti nello spazio. La percezione corretta di questo riferimento assoluto, stabile e costante, condiziona lo sviluppo di altri riferimenti spaziali, allocentrici, egocentriche, e buon funzionamento di molte funzioni cognitive e lo sviluppo psicomotorico armonico nei bambini. Come si crea la memoria spaziale? A partire da afferenti visuali, vestibolari, somatosensoriali e emozionali. Gli afferenti visuali, vestibulari e propriocettivi si convergono direttamente verso nucleo vestibolare, cervelletto, talamo e corteccia somatosensoriale. Ad ogni livello vengono creati un nuovo creati neuroni che integrano tutti gli afferenti visivi, vestibulari e propriocettivi. Poi, i neuroni da talamo, da nucleo vestibulare, da cervello, si progettano verso diverse cortecce, molti cortecce, che non conosciamo molto con otorino. Ippocampo e cortex paraippocampica, corteccia otorinale, corteccia vestibulare parietoinsulare, che è l'unica regione collegata a tutte le aree che ricevono afferenze vestibulari, corteccia parietale, premotor, insula anteriore, corteccia retrospinale, girur singolare e ganglio della base. Ecco è un schema semplificato delle vie vestibulo-corticali coinvolti nel funzioni extra-reflessivi con nucleo vestibulare, cervelletto, talamo e le cortezze. Nell'ippocampo, perché l'ippocampo è molto importante per noi, la partecipazione vestibolare alla navigazione spaziale è realizzata attraverso l'integrazione di informazioni otolitiche, accelerazioni lineari, fornendo informazioni sulla distanza percorsa e informazioni sui canali semicircolari orizzontali, accelerazione angolare, che forniscono informazioni sugli angoli di rotazione della testa. Sono necessarie informazioni vestibolari per stimolare l'ippocampo attraverso il percorso vestibolo-ippocampale. Alcune cellule dell'ippocampo che reagiscono solo per determinati luoghi. Cellula di posizione, plus cell, una posizione, una cellula, per ogni posizione da me o da io, in la sala.
ok? Plus cell. Altre per alcuni orientamenti della testa, la cellula della direzione e direzione cells, significando che una cellula specifica per questa direzione, una per un altro, una per un altro, una per un altro. E così una surfaccia sul ippocampo che rappresentano la posizione. E al fine, infine, e altre ancora che integrano le successive posizioni della testa e quindi uno sposamento, come GPS, cellula di griglie, grid cell, nella corteccia entorinale. Allora, così è uno schema per capire come l'informazione vestibolare è integrata in l'ippocampo, ippocampo per fare con accelerazione lineare di deduire la distanza percorsa o da canali semicircolari orizzontali di deduire angolo di rotazione. Sidney Viner lavora a Parigi in Collège de France, mi ha dato questo. Uno studio MRI di Thomas Brandt e il gruppo Thomas Brandt che trova nel 2005 perdita di volume ippocampale bilaterale del 17% nei pazienti con neurotomia vestibolare bilaterale effettuata nei 5 a 10 anni precedenti. Lo sviluppo della navigazione spaziale e dell'orientamento dei bambini. Importante perché abbiamo a Parigi Sylvette Viner-Vaché, che è specialista dei bambini per vertigine, e che ha pubblicato un articolo sull'ippocampo. Importanza delle informazioni vestibolari per la rappresentazione ippocampale dello spazio e lo sviluppo della navigazione spaziale e dell'orientamento dei bambini. Importanza per screening i deficit vestibolari dei bambini con problemi psicomotori e importanza per gli impianti cocleari. Dove sono i centri della memoria? Molti i candidati, non lo so. I muscoli? Le articolazioni? L'ippocampo nel diencefalo, il corteccia entorinale, la gente pensa così, e la corteccia parietale, non lo so. Quale memoria spaziale? Dal presente, nucleo vestibolare, cerebello, talamo, ippocampo, corteccia vestibolare. Se c'è, dunque, ad ogni momento una integrazione multisensoriale risultante da tre riferimenti spaziali e una conoscenza dei comandi motrici coinvolti. Dal presente, ok? Dal passato, memoria dal passato più difficile da sapere dove corteccia entorinale, pensa il gruppo del Jacob. E del futuro, perché il cervello anticipa immaginazione, anticipazione e corteccia prefrontale, forse. I rappresentazioni spaziali danno luogo a un'emozione, un'intenzione e un scopo. Non vedo così il mondo. Quando vedo il mondo, automaticamente il cervello cerca un'emozione, intenzione, un scopo, un'azione. Come funziona la memoria spaziale? Ogni situazione è analizzata per determinare l'azione. Infatti il cervello ha una funzione anticipatrice. Va a cercare nella memoria i dati che corrispondono alla situazione da vivere, comincia l'azione e verifica che gli stimoli visuale e vestibolare siano quelli previsti. In caso di evento imprevisto e nuovo, i dati accumulati precedentemente vanno ad arricchirsi con dei nuovi, integrandoli o modificando perfino la memoria.
Il vestibolo è essenziale? I bambini nati senza vestiboli hanno un lungo ritardo per il portare di testa, per camminare. Gli adulti che diventano riflessivi avranno sequele, ossia instabilità, conosciamo, ma soprattutto per oggi il problema da navigazione a cercare con l'anamnesia. Cosa succede in caso di patologia vestibolare? Il meccanismo cerebrale anticipato aspetta di confermare ciò che intende ricevere dai percorsi vestibolari durante l'azione, ma il vestibolo invia informazioni inesatte o insolite ai centri. Il meccanismo è compromesso. Noi osserviamo poi l'aspetto comportamentale della cotella e del rallentatore e la necessità di navigare con la vista e la pseudofobia che è a cercare per tutti i pazienti con vertigini cronica. La pianificazione dell'azione diventa difficile. Questa non è solo una difficoltà a stabilire l'immagine sulla retina, è la programmazione dell'azione che è disturbata. Come evidenziare delle perturbazioni della memoria spaziale in caso di lesione vestibolare? Abbiamo realizzato molti studi per mettere in evidenza gli handicap sensoriali e motori e per comprendere meglio i sintomi e trovare le strategie di cura attraverso consigli, farmaci e o riabilitazione. Allora, tre parti: testimonianze del paziente, scale di valutazione dell'handicap e test cognitivi, stimolazioni optokinetiche che usiamo molto nel Francia, triangolo PAT e valutazione dell'angolo di rotazione in piedi e seduto in movimento passivo e attivo. Allora, primo, testimonianze del paziente, sensazioni di instabilità. Hanno detto non mi sento me stesso, non ho la sensazione di avanzare quando cammino. Il feedback è non qui. Ho difficoltà di concentrazione, ho perso il piacere di sportarmi o viaggiare. Sintomi detti otolitici, il pavimento non mi pare dritto, i piedi sembrano affondare quando cammino, in macchina non avverto il rallentamento dell'auto quando freno al semaforo. Allora, non so se è troppo complicato di mostrare un film, ma non l'ho ho visto. Ok, allora questo paziente com'è? Ma non ho la mano. Ma è francese, parla francese e la traduzione. Non lo so se è complicato. Chris, mais en hyper forte, où je suis parti comme ça, dans le vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je me suis accroché à la chaise et je ne savais pas où j'étais. Toute la salle chez le dentiste tournait autour de moi. Mais vous aviez l'impression de vous déplacer? Moi, je suis parti, je ne sais pas où. Comment ça, vous ne savez pas où? Comme une soucoupe volante. Comme une soucoupe volante? Oui. Parce que en me levant, en étant en position allongée, j'essaie de me lever tout en retournant sous la gauche. En retournant sous la gauche pour aller rentrer, le moment où je fais ce geste-là, c'était quand même assez brusque, je suis parti dans la nature. Comme si vous voliez dans la pièce. Mais en vol, je dirais à la fois, c'était presque agréable.
Et à partir de ce moment-là, à chaque fois que je me levais, je me faisais la même chose, même pas pu conduire ma voiture, donc je rentrais chez moi. Et pendant 3 jours, même pendant que je dormais, que j'étais au lit, à chaque fois que je me retournais dans le lit, le changement de position, je partais. Vous partiez, la soucoupe. La soucoupe. Si je contrôlais mes mouvements, j'avais une instabilité permanente. Dès que je faisais un mouvement brusque, je partais. Allora, questo uomo ha il cervello, il suo cervello, ha costruito un volo quasi piacevole nella stanza del dentista durante la crisi del BPPV. VPPV. Allora, sì, è possibile, perché no? C'è parallelo. Allora, au Portugal, il m'a fait faire des exercices, m'a fait basculer sur un côté, oui. Et après il m'a fait un tour complet de 180 degrés. Et une fois que c'est ça, il m'a demandé le soir, je me levais, j'avais pleuré. Par contre, depuis ce temps-là, j'ai de temps en temps des instabilités, donc j'ai un problème qui n'est pas, je ne vole plus. Quand je me trouve debout, parler face à face à une personne, si je ne bouge pas, au bout d'une minute ou deux, il y a tout ce qui est autour qui tourne autour de moi. Et moi, j'ai l'impression que je vais m'évanouir, je vais tomber. Et alors là, je suis obligé de faire des micro-pas, de faire des petits pas autour de moi, sans bouger, sans quitter la personne, en regardant à droite, en regardant à gauche, et revenir sur la personne. Et là, je reste, moi, je peux rester des heures, mais ça me fatigue trop. Et le plus dangereux, c'est la semaine dernière, quand je conduisais sur l'autoroute, où je me trouvais en doublant un camion sur ma gauche et la glissière sur ma droite et une voiture qui venait de l'autre côté. Alors là, j'ai eu une espèce de malaise, mais je ne voyais plus rien. J'avais l'impression que j'étais dans un brouillard. Et là, j'ai freiné et tout à coup, j'ai repris et je suis parti. J'ai quand même réussi à doubler. À un moment donné, j'ai eu peur, je voulais revenir là. Quand vous allez dans un grand magasin, dans un endroit où il y a du monde, ça bouge. Allora, tutti per questo paziente, un VPPB che è curato, ma dipendenza visiva, dipendenza propriocettiva, sindrome autolitico, sindrome dell'autoroute, dell'autostrada, e tutto è cambiato nel cervello, ma VPPB è curato. Allora, per scale di valutazione dell'handicap nella navigazione esistono scale specifiche come Space Motion Discomfort, che è lo più completo, di Rolf Jacob, fastidi in caso di conflitti sensoriali, passeggero in auto, in bus, in supermercato, in luoghi vasti, nel galleria e cinema. Molto complesso. Più piccolo situazionale vertigo questionare da Queen Square, da Londra, e ho fatto una scuola personale con quattro questioni, domande così. Come si sente in folla per la dipendenza visiva? Come si sente in trasporti, macchina, bus, metro, treno, nave, aereo? E avete a vertigine da altezza, ok? E vedo se il sistema di navigazione globale ha cambiato dopo la crisi, dopo la malattia. Questi erano i risultati 3 mesi dopo la malattia. La malattia era cura o stabilizzata, ma devo cercare l'informazione, perché i pazienti dicono ho un poco di vertigine, è tutto. Ma è possibile con queste domande e di vedere che in strada, come è in strada? 7% prima la malattia sarà non buono. Dopo la malattia, 41%. Come sta nella foglia? Prima la malattia, 15%. Dopo la malattia, 47%. Nei trasporti, prima la malattia, 18%. Dopo la malattia, 33%. Tutti è molto significativo. E vertigine di altezza anche. E questo cambiato è e proporzionale con una etiologia? No, possibile di trovare
trovare il BPPB in miniera, in nevrite, in labirinto antico. Specificate etiologia centrale o periferiche? No. Oh, no, 44% e 46% per etiologia periferica e centrale. Allora, adesso usate stimolazione optocinetica un po' vaste? Sì? Non troppo. Allora, direttamente il film per vedere che tutta la stanza è... I ponti vanno a destra e la paziente, dopo BPPB, curata, la paziente torna, gira con i ponti. La dipendente, vediamo, gli irrefiramenti allocentriche e egocentriche è come fusione, non è separazione. Conosce questo paziente che dico che non è possibile camminare sul pavimento, ma vicino alle macchine, perché se vedo la macchina io penso che sono nella macchina e sono vivo, e il paziente lontana dalla strada e molto paura. Allora, con il magnifico questo testo di optocinetica, perché investigare la possibilità per il cervello di fare ipotesi, molti ipotesi. Per esempio, sì, tutti i ponti della stanza va a destra, per il mio cervello quella è la significazione. Una situazione tutti i numeri realmente non è, ma anche quando per esempio dopo così faccio così e vedo faccio così e vedo che vedo che tutti la stanza si muove, ok? Quando i ponti non si muovono a destra, per il cervello, quattro possibilità. Prima possibilità, io seguo il mondo. Sono in fusione. Due possibilità, seconda, vedo i ponti in assoluto. Ah, vedo quanto si muove. Tre possibilità, che i ponti sono arrestati. E i muri o il fondo della stanza va all'opposta direzione. È una altra cosa. E alla fine, la quattro ipotesi è che io vedo che i ponti arrestano, immobile, e io mi sento muovo all'opposta. Alla velocità del piccolo. Ok? I pazienti. Allora, quattro livelli. I pazienti sono in fusione, dipendente, e livello è meno uno. Qui. Livello è meno uno. Allora, per i pazienti, tutti i pazienti in verdi. Molto pazienti, livello meno uno, in fusione con spazio. Per le testimoni nero, maggiorità, vero i ponti, la verità, e qualche 30% hanno illusione. Tutti i pazienti verdi non ha illusioni. Non è possibile per il cervello dei vertigini croniche di fare ipotesi. Hanno troppo paura. Dopo riabilitazione, in rosso, vediamo che meno uno è basso adesso, e illusione è alto. Con la verità è che la vita è una illusione. E dobbiamo essere così.
La seconda la seconda testa è in triangolo pato, non lo so se conoscete, il soggetto in piedi deve camminare dritto davanti a sé con gli occhi chiusi in piena oscurità, fermarsi al nostro segnale dopo 3 metri e girare di 90 gradi, girare a destra o a sinistra, poi camminare ancora e qui, occhi chiusi, chiudi, deve ritornare a starting point, ok? Calcolare l'ipotenusa. Allora, una paziente senza vestibolo, dopo Giantamissine. Voilà, c'est très bien. Ah, non vedo. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Allora, questo paziente fare così. Allora, lasciamo lì e con il paziente, con sane persone, così, ok, 3x3, 2 metri, e dopo non veramente esatto, ma così, vicino, più vicino. So, i pazienti fanno un po' male, ma i risultati non sono veri con tutti i gruppi, controllo unilaterale, bilaterale, tutti i gruppi, farò così, un, due, farò così, ma non è veramente una differenza significante. Io penso che perché questo esercizio è un po' difficile, interessante per la riabilitazione, ma un po' difficile. Esiste un articolo di Glauzauer, Viudelmo e Bertol, che ha provato che i pazienti erano molto male, disturbati, e non soggetti sani, ma in questi soggetti ha escluso young subject. It was a young subject, the student probably of the rubber artery. And abbiamo fatto questo studio con lo stesso età. Allora, lo scorso studio è stimo dell'angolo della rotazione in piedi passivo e attivo in oscuro. Allora, primo, domando a paziente di giro di un quarto di giro più o più di così, destra. Dopo, 80 gradi, dopo 3 quarti di giro, e dopo un giro. Ok? Domando questo a pazienti e studenti di controllo. E tutti i gruppi sono meravigliosi. 90, domanda, la risposta 90. So, non ho bisogno di vestibolare per tornare in piedi. Completamente differente la rotazione seduta. Allora, ho fatto una grande study con equipe che viene di essere pubblicato su Experimental Brain Research. Allora, come si passa? Abbiamo studiato 4 gruppi di soggetto, testimoni, controlli, 13 pazienti, nevrite vestibolare acuta unilaterale, deficit vestibolare cronica unilaterale, iporeflexia vestibolare bilaterale.
Allora, ipoefficienza vestibolare bilaterale maggiore che sul test calorico, la somma di 4 risposte al test calorico inferiore a 20 gradi per secondo. Allora, il paziente è seduto sul poltrona motorizzato, posizione e velocità sono ricordati, ricordano gli occhi. Questo testo è fatto dopo un apprendimento per esprimere gli angoli della rotazione, perché non è facile per tutto il mondo. La sequenza è sempre lo stesso, 90 di destra, dopo 180 sinistra, dopo tre quarti destra, dopo sinistra e alternativo 8 testi. Aspettiamo la fine di nistagmus a meno 50 secondi tra ogni prova. La domanda dell'estimazione dell'angolo di rotazione si fa dopo la rotazione. Allora, un esempio della reflessia. Quando tu e puis je suis revenu à la fin du pas. Ah, ok. Non, Camino. Incredibile. Allora, scusi, ma. Non è possibile. Ok. Boh, scusi. Allora, scusi. Vediamo che i pazienti con abbastanza il riflesso bilaterale che non è buona aspetta la stimolazione vestibolare. Ok? Ipostima l'amplitudine dell'angolo. Ok? Allora, la correlazione angolo percorso e angolo percepito guadagno di percezione. Esattamente come il guadagno di RVO, è possibile parlare di guadagno di percezione. La relazione con angolo percorso e angolo percepito. In testimoni vediamo che la correlazione è buona. Uno. Antiorario e orario. Ipobilaterale, la correlazione è molto disturbata. 0,30, 0,24. La nevrita acuta unilaterale. Nella prima settimana della acuta nevrita, non buono, ma non male. E il problema è basso, perché la percezione è buona, il guadagno del riflesso vestibolare è basso, molto basso, ma la percezione è non basso così, ma la disturbata è bilaterale. E tutti gli articoli trovano lo stesso. Ok? Il problema diventa bilaterale. Le prime le 12 giorni dopo la nevrita. E quando cronica non è veramente una compensazione. Un po' meglio antiorario, ma non con testimoni. Allora, discussione, il soggetto Metcalf e Gresti, i soggetti senza labirinti non possono avvertire la rotazione. I soggetti unilaterali hanno una risposta meno buona sul lato della lesione e una risposta più grande sul lato opposto. Non è esattamente lo stesso per noi. Allora, un'altra studio di Van Breveren, 9 pazienti con USA seriosa, con una sezione del nervo vestibolare erano meno buoni sul lato delle lesioni e normale sull'altro. E infine, lo scorso, in 2013, il gruppo del Bronstein, che ha trovato il costante del tempo, la durata del riflessi vestibolare oculare, i risposti delle pazienti erano ridotti,
nel modo asimmetrico per RVO e simmetrico per percezione. Hanno trovato, come noi, che la percezione era perturbata a due lati. Conclusione di questo studio è che una grande sottostimazione della rotazione passiva per i pazienti iporeflessivi bilaterali su entrambi i lati, contrario alla percezione che è buono per il testimone. La performance è leggermente meno buona nelle gruppi unilaterali sui due lati. È una sorpresa che non c'è una chiara sottostimazione sul lato della lesione unilaterale, anche se il guadagno di RVO è molto abbassato. E la scorsa è finito, la scorsa studia, che è lo stesso, ma attivo. Il paziente ha una joystick e domandò giro di 90 gradi, giro di mezzo quarto, tre quarto. Allora, tre gruppi, testimoni, levrite vestibolare acuta unilaterale e iporeflessia vestibolare bilaterale maggiore. Lo stesso per materiali, machin. Allora, io penso che non cammino, probabilmente. Non cammina, è una... incredibile. Sano, che era buono, e questo è una con anestesia, e quando domando di fare 90 gradi faccia un giro, due giri, e ho domandato ma non è finito? Sedia. Allora, il risultato, testimoni così, non perfetto ma va bene, è simmetrico, nevrita acuta meno sul cotè orario e anche antiorario, bilaterale molto male e ipobilaterale per le angolo difficile, tre quarto e un giro, la correlazione è catastrofica. Se volete sapere se, per esempio, per un paziente l'iporeflessia vestibolare bilaterale è vero o non vero, perché l'inizione sarebbe il tuo. Fai così, occhi chiudi, gira di mezzo tonno e allora. Che passa? Sì, il paziente gli dice ho 90 gradi o un giro, non è difficile da guardare. Il paziente dice, non lo so, aspetto che inizio i movimenti. Lei, certo che è una iporeflessione bilaterale. Allora, riassunto di fisit vestibulare rotazione passiva nel buio ipostima nella rotazione, sui due lati per i deficit vestibulari unilaterali e molto significante per i deficit bilaterali. Per la rotazione attiva, iperstima nella rotazione, sui due lati per i deficit vestibulari unilaterali e molto significante per i deficit bilaterali. Grazie per la vostra attenzione e pazienza. Tardi probabilmente. Bravo, scusi, bravo, complimenti. Scusi. Grazie al professor Cohen. Se c'è qualcuno che vuole fare una domanda al professor Cohen, questo è il momento adatto. Non c'è nessuno che vuole fare una domanda sulla memoria spaziale. Sono
Credo, evidentemente o siamo stanchi o abbiamo capito tutto, nonostante l'italiano che andava benissimo, abbiamo capito tutto perfettamente. Quindi, forse è la prima volta che io sento un francese parlare in italiano. Di solito i francesi sono molto nazionalisti e parlano sempre francese in qualsiasi consesso, normalmente così. Sono contento e anzi lo ringrazio per questo grosso sforzo duplice. Primo, di essere venuto qui, e secondo, di aver parlato italiano a uso di tutti i... Ecco qui, vedi che c'è qualcuno che vuole fare una domanda. Volevo ringraziarlo semplicemente per il tipo di comunicazione abbastanza particolare e poi per la simpatia e per l'entusiasmo. Bene, allora io spero che questo sia, abbiamo finito ovviamente il nostro convegno, ma spero che intanto di avere, di essere, no, resta qui, di essere riuscito insieme a tutti i relatori che si sono avvicendati di dare un panorama più specifico delle varietà della vita, della vestibulopatia nelle varietà della vita, e quest'ultima relazione secondo me ha dato un senso definitivo alla cosa, perché non siamo soltanto vestibolo, ma siamo anche memoria, siamo anche il vestibolo e tutte le i recettori correlati contribuiscono al nostro vivere quotidiano, e la memoria spaziale è fondamentale, perché senza memoria spaziale noi non riusciamo a capire dove stiamo andando e comunque siamo sempre instabili. Vorrei che questo con i colleghi francesi fosse l'inizio, fosse un ponte, vorrei aver lanciato un ponte verso l'Oltralpe in modo tale da avere altri diciamo occasioni, altri momenti di incontro, di confronto, perché come diceva De Gorter, il confronto tra le idee, dal confronto tra le idee nasce la vera cultura e la medicina. Grazie a tutti di essere intervenuti, ci vediamo l'anno prossimo.